Salve a tutte e a tutti, buona liberazione, buon 10 aprile. Abbiamo dovuto ripiegare su una registrazione perché non c'era modo questo pomeriggio di fare una diretta streaming della nostra videoconferenza, però ci tenevamo comunque a realizzarla e quindi anche se in differita siamo qua con i nostri ospiti a parlare di questa giornata storica. Di 75 anni fa, il 10 aprile del 1945. Siamo l'associazione 31 settembre, ringraziamo anzitutto tutti i nostri ospiti e ve li presento. Con noi c'è Massimo Michelucci, direttore dell'Istituto della Resistenza Puana, anche scrittore, autore di vari libri, soprattutto di storia locale, anche per esempio sulla Filanda di Forno, un libro che ho apprezzato molto, e anche membro della sezione ricerca storica, dell'ANPI di Massa. Oltre a lui c'è Maria del Giudice, figlia di Pietro, prefetto di Apuania. Dal 1945 Maria ha anche scritto un libro proprio dedicato al padre, anche attraverso una serie di studi e di ricerche che poi sono anche si sono tramutati in una tesi di laurea. E questo libro si intitola Un uomo di pace in tempo di guerra. Più tardi ci raggiungerà anche Marco Rovelli, un professore musicista, come lo chiamano i suoi studenti del liceo scientifico Fermi, anche autore di un libro dedicato proprio ai giovani che scelsero di fare la resistenza e di anzitutto non unirsi alla decima MAS, ma soprattutto anche di lottare per una società diversa rispetto a quella che si prospettava davanti ai loro occhi. E poi abbiamo Giulio Peranzoni, illustratore, collaboratore di giornali molto importanti come l'Unità, ma anche Repubblica, il Corriere della Sera. Giulio ci presenterà una serie di fumetti che ha realizzato sul tema della partigianeria locale e che distribuirà con la collaborazione dell'ANPI nelle scuole quando riapriranno, speriamo presto. Interverrà anche Gaetano Vacca, un cantante, un musicista, un brigante, membro dell'associazione 31 settembre, che porterà un po' di musica ma anche un po' di riflessione, ulteriore riflessione a questo incontro. E infine proietteremo un video che ci presta il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, che ha realizzato con il contributo di archivi della Resistenza, che proprio quest'anno festeggerà 20 anni dalla sua fondazione, tant'è che per Sto il facendo la 25 diretta. di aprile dovrebbe tenersi una lunga diretta streaming, quasi 8 ore di racconti e di materiale illustrativo di quella che è stata la resistenza sul versante apuano. Io partirei, inizierei subito diciamo, sviluppare No, ma non difficile. questa Questo è narrazione difficile, non composta riesco da più a realizzare. persone, da più punti di vista, anche da più metodi di comunicazione, con Massimo Michelucci. Ma Massi, noi ci siamo incontrati qualche mese fa a Pariana in occasione del 75esimo anniversario della morte di Ornato Mussi, un fornaio ucciso dai nazifascisti in quanto considerato un collaboratore dei partigiani. Lui, lo ricordiamo, donava del pane ai partigiani. In quell'occasione hai fatto un focus particolare su quella che era la strategia della paura messa in atto dai nazifascisti durante, diciamo, l'offensiva per debellare i focolai partigiani che si erano venuti a creare nella nostra zona. Ti chiederei di partire da lì e di raccontarci un po' su come funzionava questa strategia, per poi arrivare a raccontarci anche della giornata della liberazione, una liberazione un po' dalla paura dopo quei mesi. Qua, in Italia, l'esercito nazista, che è occupante del nostro paese dopo l'8 settembre con 20 divisioni,
e che mette a ferro a fuoco il nostro paese e con la strategia della tensione, appunto, che è chiamata così proprio perché è una strategia adottata anche nell'est europeo. Verso la popolazione si fa tabula rasa, nel senso che si vuole impedire che si sviluppi o che appoggi la resistenza, e quindi è una strategia del terrore, proprio si spaventa la gente perché appunto si afferma, cioè nel senso che col terrore c'è più capacità di controllarla. Quindi questa strategia dei rastrellamenti, delle uccisioni, degli ammazzamenti, delle torture, eccetera, è tutta una strategia studiata a tavolino. Tanto è vero che alcuni ufficiali che fecero queste cose nell'est europeo le ripeterono qua nella nostra zona. Uno di questi è Rede, per dire, che operò in Polonia e via dicendo, e con questa strategia poi la ripeté praticamente di fatto nello stesso modo. Quindi è una strategia del terrore, e non è quello che è importante capire, appurato questo e vidimato questo concetto, che non importa quindi che ci siano i partigiani per fare la strategia del terrore, perché è proprio una strategia a monte che i tedeschi mettono in atto per impedire che ci sia anche i partigiani. Quindi anche tutto il dire le colpe ai partigiani e via dicendo non sta in piedi, perché appunto era una strategia che era già stabilita, decisa dall'alto, come tattica e modo di fare la guerra in Italia. E questo è importante considerarlo. Se veniamo poi a come si arriva alla liberazione, noi purtroppo finiamo, un altro concetto molto importante, sulla linea del fronte di guerra a un certo punto della guerra in Italia. Dopo, da settembre del 44, qui viene delimitata la linea del fronte di guerra. E purtroppo questo per noi è una conseguenza grave, parlo per noi apuani, perché Massa si viene a trovare, da Massa in su, nella Repubblica Sociale, e quindi siamo un territorio nemico. E poi c'è la linea del fronte, quindi subiamo, si può dire, due violenze come popolazione e come cittadini: quella dei bombardamenti alleati, perché gli alleati bombardano il territorio nemico e le nostre città vengono ridotte con morti, feriti e via dicendo, a calcinacci proprio, a rovine. La seconda violenza, appunto, quella dei tedeschi, che adottano questa strategia del terrore, perché non potevano permettere che a 7 km dall'Aurelia ci fosse, per dire, un paese, una zona libera, via dicendo, eccetera. Era il fronte di guerra, e quindi furono terribili, con appunto la strategia del terrore, che vuole dire eccidi, rastrellamenti, paure per tutta la popolazione. Vi basti dire che in Italia ormai è appurato che ci furono circa 25.000 morti per gli eccidi verso i civili in tutta in tutta Italia. E noi nella nostra provincia ne avevamo 1.000 circa. E Massa, per dirvi i numeri, ma valgono anche i numeri, tutti sono morti, ma valgono anche la quantità, a Massa circa 300 nei vari eccidi verso i civili. Parlo di eccidi verso i civili. E quindi anche questo vi fa capire come la nostra zona sia stata una zona importante e significativa, molto singolare. Per finire, questa zona di guerra si fermò sul fronte, qui nella nostra zona, fino all'Adriatico chiaramente, per 7 mesi, da settembre fino ad aprile. E quindi subimmo questa realtà veramente di guerra, di fronte di guerra, che è una cosa importante che non va sottovalutata, perché questo rende la resistenza che è avvenuta qui, ma anche tutte le particolarità di vita sociale che avvenne nella nostra zona, una cosa proprio esemplare, molto significativa. 7 mesi di resistenza nonostante appunto la strategia della tensione. Se vorremmo parlare dei vari eccidi che ci sono stati sulle nostre montagne, ma anche alle fosse del Frigido, piuttosto che verso Montagnoso, potremmo effettivamente trascorrere molto tempo.
nonostante la strategia dell'attenzione, nonostante la difficoltà di mettere in piedi una resistenza, perché lo ricordiamo, cioè, mi ha sempre fatto riflettere anche la testimonianza di Aldo Tamagna, che in proposito di Aldo Salvetti, dice, un conto era arruolarsi con la decima massa, la quale aveva chiesto a Salvetti di arruolarsi, un conto era arruolarsi con i partigiani, non erano esattamente la stessa cosa, ma non soltanto per l'ideologia per la quale combattevano, quanto per la materialità degli indumenti e delle armi che avevano a disposizione. Erano molto più poveri e improvvisati i partigiani rispetto all'esercito, in questo caso fascista, all'esercito, la decima massa, battaglione. Quello che ti volevo chiedere è, nonostante questo, c'è stata una resistenza e anche da parte della popolazione civile, nonostante questo, ci sono state, diciamo, segni proprio di generosità estrema e anche di coraggio. Abbiamo potuto testimoniare da parte delle forze dell'ordine, come carabinieri, penso a Ciro Siciliano, ma anche da parte di uomini di chiesa. Come te la spieghi questa, dai tuoi studi, diciamo, come ti spieghi questa reazione alla strategia della tensione? Questo tirar fuori, nonostante la paura, nonostante anche un ricatto, insomma, diciamo, una risposta positiva e umana nel bel mezzo della disumanità. Devo correggermi, nel senso che ho anche sviato parlando di strategia della tensione, è un lapsus, chiamiamolo sessantottino, perché più propriamente è strategia del terrore, proprio, cioè, che è un'altra cosa. E comunque, come risponde? L'adesione alla resistenza da parte dei giovani soprattutto è un rigetto verso la guerra. È chiamato ormai dagli storici, a cominciare da Quazza, che è un famoso storico italiano, una scelta esistenziale, nel senso che si capisce che uno fa una scelta molto precisa di dire no alla guerra, e dire no alla guerra vuol dire, per dire, essere renitente al militare, alla leva, e quindi dover fuggire e mettere a repentaglio anche la propria famiglia. E però è una scelta di vita, non è una scelta politica, chiamiamola, molto studiata. Ci furono anche adesioni politiche, ma soprattutto di gente che aveva fatto già lavorato nelle fabbriche, oppure che aveva fatto il militare, che aveva visto la guerra, e via dicendo. Ma i giovani, vuol dire che è proprio una strategia, diciamo, dovuta da un sentimento che hanno dentro, in primis di dire basta guerra, che non voglio più sapere di guerra, chi aveva fatto il soldato, chi doveva andarci, e dicendo, perché poi la guerra avveniva anche nella nostra zona, quindi era dire basta la guerra. Questa è una scelta molto personale, molto importante, e a questo riguardo si sta rivalutando anche proprio questa adesione, anche sul piano storico, questa adesione delle persone. Proprio si parla di un sovranismo personale, perché è una scelta individuale che viene fatta, di popolo sì, ma di insieme di popolo, ma è propriamente una scelta molto particolare, cioè molto legata all'individuo, e quindi ha un'importanza maggiore, perché così si fa capire che si può parlare di un sovranismo personale, perché è una scelta individuale, e questo è un concetto molto importante. Tra l'altro è stato ora ripreso in questo libro, che è un libro che ridà un là diverso alla storiografia sulla resistenza. Si intitola, è di Giuseppe Filippetta, e si intitola L'estate che imparammo a sparare. Imparando a prendere il fucile e a sparare, mi è sparito tutto. Mi sentite? Sì, imparando a sparare, sì. Si qualificò appunto la scelta dell'individuo. Dopo venne l'adesione dei partiti, che i partiti erano strumento della gente e via dicendo, però
dopo nella storiografia, anche nella vita civile e politica, presero quasi il sopravvento rispetto a questa scelta che invece è importante, perché l'individuo che dice no a una cosa fa una scelta particolare, personale, e questo è importante, e questa è la democrazia che poi porterà alla Costituzione, ma è il singolo che fa questa scelta, e questo è importante, perché appunto si individua una capacità di scelta che è la democrazia. Prima, fino col fascismo, non si sceglieva, non si distingueva. Mi piace sempre fare anche degli esempi personali, di esperienze personali. Si tenne una conferenza al Palazzo Ducale con un partigiano, Liretti, di Carrara, e a un certo punto lui, per spiegare la sua situazione, cosa aveva fatto come partigiano, ma raccontò che in un bosco, la sua formazione si unì, divise un foglio di foglio a quadretti piccoli di un quadernino in tanti piccoli pezzetti e disse a tutti i componenti: andate a votare. Questo Liretti aprì il portafoglio e si tirò fuori il bigliettino che aveva conservato per 70 anni nel portafoglio, e conservava ancora, ora Liretti è morto, e disse: me lo sono conservato perché io misi lì il nome di quello che volevo fare il comandante, e però me lo sono conservato perché, ragazzi, era la prima volta che io sceglievo, che io votavo, per dire, e questa è una cosa importante che dimostra appunto come queste scelte importanti di vita sono alla base della nostra Costituzione, cioè perché è una scelta di dire no a qualcosa che proprio individuale, che è quindi una cosa molto importante, che conta al di là degli apparati e via dicendo. Poi perché si fece la storia? Perché tutti si sapeva che bisognava resistere ai tedeschi e ai fascisti che collaboravano con loro, e l'unica strada per farlo era la guerriglia, era una strategia di guerra, che non di battaglia campale, eccetera, perché era inammissibile poterla fare anche come forze in campo. E poi era la stessa cosa che chiedevano gli alleati, tra l'altro. Proprio nel giugno del 44 ci fu i messaggi radio degli alleati che dicevano: attaccate i tedeschi alle spalle, minate ponti, create disturbo, perché questa è la tattica che chiediamo a voi partigiani. Poi nel novembre del 1944 venne invece il famoso proclama di Alexander, che chiedeva ai partigiani di mettersi da parte, di mettersi in stand-by, per dire, e che fu una indicazione respinta da quasi tutta la resistenza. Ma per dire, insomma, ci sono vari argomenti da affrontare, semmai rintervengo. Si può dire che i partigiani abbiano, diciamo, aperto le porte agli alleati, anche attraverso una serie di azioni coordinate con gli stessi, penso anche alla zona di Foggia, dove insomma c'è stato un vero e proprio coordinamento con gli alleati. Una volta arrivato il benedetto 10 aprile, questo terrore, questa anche tensione provata dalla popolazione sembra sciogliersi. I racconti del 10 aprile parlano di campane, di abbracci, di persone che baciano la terra. È una giornata storica, quella del 10 aprile, della liberazione. Segna un prima e un dopo. Come ti sembra questa visione questa giornata? Com'è nel tuo immaginario, diciamo? Come l'hai potuta immaginare anche attraverso gli studi che hai fatto? Ma guarda, basta anche riandare un momentino indietro nel tempo rispetto al 10 aprile, ma se si va a Forno di Massa il giorno degli eccidio, lì la popolazione stava aspettando non altro che la fine della guerra. L'occupazione di Forno da parte dei partigiani era nata dal fatto che ci doveva essere un messaggio radio che indicava che ci sarebbe stato lo sbarco alleato sulla costa tirrenica, e quindi che il nostro paese sarebbe stato, la nostra zona sarebbe stata liberata. E quindi chi visse, per dire, l'occupazione di Forno da parte dei partigiani, lo visse come un momento di liberazione,
hanno raccontato la gente, cioè i comandanti partigiani, eccetera, che su a Forno i bambini andavano sulle macchine dei partigiani, sui camion dei partigiani e scorazzavano per il paese, perché ma ci si dimentica questo rispetto a questi aspetti, che era la fine della guerra, ma la guerra era una cosa brutta, cattiva, che aveva dilaniato la gente, le popolazioni, anche le famiglie, via dicendo. E quindi quando arrivò la liberazione, che poi era una cosa che i partigiani richiedevano continuamente agli alleati, e si dichiaravano disponibili a sostenere l'avanzata alleata, lo sfondamento della linea e via dicendo, e come chiedevano di non bombardare la nostra zona perché c'erano città dove morivano gente, famiglie e via dicendo, e che non ottennero perché chiaramente la strategia di guerra degli alleati fu decisa a tavolino, e il nostro fronte ce lo rivelò uno storico statunitense, proprio apertamente, era un fronte considerato secondario, di minore importanza rispetto al fronte dell'Europa centrale e via dicendo. Per quello, anche per quello, la linea del fronte si fermò qui tanti mesi. I partigiani continuarono a chiedere e poi collaborarono con gli alleati nell'avanzata finale. Gli alleati avevano fatto un primo tentativo sul fronte del Cinquale, che però era un terreno tabula rasa, senza più vegetazione, eccetera, sistemato in quella condizione dai tedeschi proprio, che bombardarono e cannoneggiarono la zona dell'avanzata, e gli alleati rimasero prigionieri sulla foce del Cinquale. In base proprio anche alle indicazioni dei partigiani, la liberazione dei primi giorni di aprile, dal 5-6 aprile, quando iniziò l'avanzata, avvenne dalla parte montana, con guide partigiane anche. Tra l'altro lo famoso Sciamino, che era una guida partigiana collegata al reggimento, ma anche con le formazioni, per dire, dell'F3, varie formazioni partigiane che si erano costituite a Forte dei Marmi nell'epoca in cui c'era il passaggio del fronte, e che collaborarono con gli alleati per guidarli nella zona del Pasquiglio, della nostra zona sconosciute, e lì così non ci furono danni per gli americani e per gli alleati, perché non furono bombardati e cannoneggiati, diciamo, come avvenne sulla foce del Cinquale, dove persero ebbero centinaia di vittime in quei giorni di 8-9 febbraio del 1945. Quando ripeterono l'avanzata finale, che fu finale perché seguirono, diciamo, le istruzioni e la collaborazione dei partigiani, e passarono sul versante montano, a cominciare dalla Ghinolfi e su lungo la linea gotica, sul versante del Pasquiglio, che fronteggiavano la Versiglia, diciamo così, con soldati nippo-americani, che erano i più coraggiosi, chiamavano così, e formazioni di neri americani, che ebbero anche eroi proprio nella nostra zona, eroi e vittime. Ricordiamo che, se non sbaglio, erano proprio i nisei quelli che al termine della guerra furono messi a sminare tutta quella che era la spiaggia, la zona. Ci sono delle fotografie molto belle di quei momenti. Il reparto dei Nisei è un reparto fenomenale sul piano militare, nel senso che erano i soldati più coraggiosi, che si buttavano avanti veramente proprio con spirito, chiamiamolo giapponese, con coraggio, eccetera. E fu la formazione che poi ebbe più vittime nei combattimenti, più feriti e via dicendo. Ci fu un senatore americano, uno di questi nisei divenne un senatore americano, e poi credo anche capo proprio del senato americano, e era senza un braccio, che l'aveva perso nella nostra zona, per dire, perché erano i famosi nisei, erano soldati molto molto pronti alla guerra, diciamo, molto coraggiosi, cosa che, per dire, almeno i partigiani della nostra zona non ricordano, anche se poi anche loro ebbero degli eroi,
non ricordano i neri americani che se ne stavano, forse anche giustamente, perché erano considerati quasi esseri inferiori agli stessi americani, e quindi questa, questa diciamo posizione critica ce l'avevano e emergeva nel loro comportamento, anche se ci furono dei diciamo soldati neri come Barker che guidò l'avanzata e la conquista del castello Aghinolfi proprio nella nostra zona e che ebbe per il suo comportamento la medaglia d'oro del Congresso degli Stati Uniti. Quindi sì, arriviamo al 10 aprile del 1945, Massa viene liberato, le foto di quella giornata chiaramente sì. Massa è una Massa bombardata. Devo parlare io? Sì. Certo. Sì, certo. Allora ricordiamo. I partigiani hanno preso contatto con gli alleati, sono informati dell'avanzata, almeno nella zona di Massa predispongono tutte le squadre per assistere gli alleati che arriveranno e incrociano già i tedeschi anche sul Belvedere e fanno scontri con i tedeschi e fanno prigionieri i tedeschi. E mentre per dire Carrà e gli alleati sfondano la linea del fronte, la famosa linea gotica, verso il 7 aprile, 6-7 aprile, l'8 liberano Montignoso con gli scontri al castello Aghinolfi e via dicendo, il 9 sono sul Belvedere, la montagna che sono tra Montignoso e Massa, e per scendere poi su Massa il 10 aprile, arrivarci anche lungo l'Aurelia come si vede nelle fotografie che abbiamo anche nella mostra nostra a Lampi di Massa. Il 10 arrivano a cosa? Entrano in prefettura che è ancora il palazzo del governo e c'è le fotografie di Pietro Del Giudi che poi fu nominato prefetto, era stato nominato prefetto del CLN e poi confermato dagli alleati, e il giorno dopo arrivano a Carrara che è già liberata dagli stessi partigiani perché che sono scesi anche loro dai monti, e cosa riconosciuta anche dai comandi alleati che dicono arrivamo a Carrara che era già in mano ai partigiani, un colonnello famoso che si chiamava Miller. E quindi c'è questa festa della liberazione, diciamo così, perché io insisto su questo, almeno nelle testimonianze che ho trovato, la gente era proprio stanca della guerra. Finiva la guerra, era un attimo di felicità e di liberazione veramente. Ci si libera proprio poi a quel livello individuale, perché da cosa ci si libera? Ci si libera proprio ci si libera dai nazisti che hanno occupato, si libera dai fascisti che sono alleati, ma ci si libera proprio individualmente, come atto di liberazione, di felicità, di contentezza che rimane nella gente, che poi dà forza a rifiorire poi della vita, e questo è una cosa importante da non sottovalutare, perché è l'elemento centrale, per dire, si riconquista la vita, ma è una conquista personale di libertà che poi dopo avrà la sua trasformazione legislativa nella Costituzione, ma lo spirito è quello. È quello spirito lì di individuale che deve essere riconfermato e di cui abbiamo bisogno tutt'oggi, per dire, di fronte a avvenimenti altrettanto gravi, sia le guerre che avvengono nel mondo, ma sia per riferimento alla pandemia di ora. C'è bisogno soprattutto di una conquista interiore individuale che faccia capire che bisogna cambiare le cose, che c'è modo di ridarsi alla vita e ritornare alla vita, e questo fu lo spirito della resistenza, e fu lo spirito importante della resistenza che era in tutta la popolazione, in tutti gli individui, per dire, non ci fu mai verso la resistenza da parte della popolazione, pur subendo quello che subì la nostra popolazione, gli eccidi che subimmo, un moto di
di respingimento, diciamo di così, di disancoramento verso l'esistenza. Mi piace sempre citare gli aspetti particolari riguardo a questi concetti. Il prete di Forno, che io rispetto ai paradigmi storici che parlano di divisione tra, per dire, tra partigiani e popolazione, eccetera, gli chiesi: ma lei era con i partigiani oppure ostacolava i partigiani? E la popolazione con chi era? E lui mi disse: ma come faceva a non essere con i partigiani? I partigiani erano i nostri figlioli, erano i fidanzati, i mariti, e via dicendo. Quegli altri erano gente di fuori, cioè estranei. Proprio i repubblichini erano gente di un esercito diverso. I tedeschi non se ne parla, era gente che ci avevano occupato. Con chi doveva stare un prete, mi disse, con chi doveva stare la gente? La gente stava con i partigiani. Ecco, questa conquista individuale della gente si ripercosse compiutamente nello spirito della Costituzione, che è una salvaguardia che abbiamo, pur nei limiti della sua poi applicazione, che come ampia abbiamo sempre denunciato non è avvenuta per intero, quindi è avvenuta con parecchi limiti, per dire, non è stata mai, diciamo, di fatto applicata nella sostanza, ma questi sono tanti altri discorsi che semmai si affronteranno. Grazie Massimo. Mi ricollego a... Fai parlare un po' gli altri. Sì, a un paio di cose che hai detto. Mi piaceva ripartire un po' da questa frase che hai detto rispetto al contesto in cui si sviluppa la resistenza. C'era questo desiderio di uscire da un'oppressione per immaginare anche e costruire un mondo diverso, una sensazione che possiamo anche vivere per certi versi oggi, anche se per altre ragioni, anche se non stiamo vivendo una guerra, ma diciamo per la situazione che si è venuta, che è emersa anche a causa di, insomma, per i limiti che stiamo vedendo un po' sotto i nostri occhi di questa società, della società attuale. Massimo ha citato Pietro del Giudice, con noi oggi c'è Maria del Giudice, che ringrazio di essere accettato di parlare un po' anche di suo padre e del libro che gli ha dedicato. C'è una comunicazione che è diventata un po' un manifesto di Pietro, una comunicazione che inizia così: non faccio raccomandazioni di sorta, le raccomandazioni sono espressione della immoralità fascista. È un documento del 15 aprile del 1945, quindi diciamo 5 giorni dopo la liberazione, il CLN nomina Pietro del Giudice prefetto di Apuania, e leggendo questo documento emerge un forte senso di collettività che aveva quest'uomo, anche di contestazione a quelle singolarità che forse in seguito sarebbero diventate un po' motivo di frammentazione all'interno del CLN. A Maria, che ringrazio di nuovo per essere con noi, chiedo di parlarci un po' di più di Pietro, di quest'uomo religioso non violento che è diventato capo della più importante formazione partigiana di massa, e in particolare vorrei chiederti come immaginava il dopoguerra, come immaginava il mondo che sognava e per il quale lottava attivamente. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. E buon 10 aprile a tutti. Sicuramente, intanto, sempre parlare di mio padre mi risulta emotivamente un po' difficile, ma lo faccio sempre volentieri e lo faccio spesso attraverso i documenti che ho lasciato e che ho riordinato, rimesso a posto, sia per appunto riportare ordine in quella
che era la sua vita prima di essere padre di padre famiglia e anche uomo di turismo. Quindi è stato un frate domenicano e un uomo di guerra. Però appunto come Massimo, Roberto Torre mi hanno aiutato a scegliere il titolo del libro, possiamo definirlo a mio avviso un uomo di pace in tempo di guerra. Sicuramente quella che mio padre e i partigiani e i membri del CLN tutti volevano creare era un centro di aggregazione, era un momento di aggregazione, un'aggregazione fra appunto fra persone che avevano scelto singolarmente, è vero, di partecipare alla lotta di resistenza, ma che poi si sono trovati uniti appunto nelle, in quelle che sono le brigate partigiane, le formazioni partigiane. E soprattutto un pensiero che era sempre presente nella tutte quelle che erano le azioni dei patrioti apuani e non solo, erano quelle di non gravare sulla popolazione, di non gravare su quella popolazione a cui era stato chiesto, nonostante fosse in una zona di fronte, di non sfollare, di rimanere nelle loro case, di rimanere nelle loro case. Ovviamente nella piana era impossibile rimanere, però diciamo rimanere nella loro zona per essere parte attiva della resistenza, e lo sono stati. Io ho trovato, ho dei documenti appunto, e per far capire meglio quelle che sono state le scelte di mio padre, ma ripeto, non solo le sue, ho trovato, ho sbobinato un'intervista che gli è stata fatta dal... dal circolo Sirio Giannini di Pietrasanta e quindi la volevo leggere perché secondo me è una testimonianza che ci può far capire appunto quelle che erano come veniva vissuta la situazione in quel momento e anche come venivano affrontate le differenze, perché in questa intervista appunto in questa si parla di come lui conosce Marcello Rosi, Tito, e di come affronta il fatto che comunque provenissero da due mondi così antitetici. Mio padre frate domenicano e appunto Tito comunista. È bene dirlo, provengo da un mondo tutt'altro che militare. Ero destinato dai miei superiori alla carriera degli studi. Avevo frequentato un corso di dottorato in diritto canonico all'Ateneo Pontificio di Roma ed avevo conosciuto il fascismo attraverso i miei maestri che provenivano da tutto il mondo. Ero arrivato quindi alla resistenza estremamente preparato. Non avrei dovuto fare il comandante naturalmente, io ero venuto da Firenze addirittura con l'altare da campo che avevo portato con me per svolgere la mia funzione di organizzatore, di assistente, di anime e di promotore del movimento. Il mio programma era di realizzare una formazione unica sulle Alpi Apuane perché i partigiani, le singole bande, non gravassero sulla popolazione che era già in difficoltà estreme, sia di carattere economico che per il vettovagliamento. Le Apuane sono quello che sono. Sono montagne splendide, ma di campi ce ne sono pochi, di grano ce n'è poco e difficile era la sopravvivenza. Non dovevamo mettere in nessun modo in difficoltà i civili e nello stesso tempo creare un piccolo esercito nel cuore delle Alpi Apuane, che avesse rappresentato un aiuto per la liberazione d'Italia e non un peso per la popolazione. Si parlava in quei mesi costantemente di sbarchi, come appunto aveva accennato già Massimo, gli sbarchi alleati. Questo argomento era sempre presente e noi volevamo convincere proprio gli alleati a sbarcare nella nostra zona. Venne stabilito finalmente che sarebbe stato fatto uno sbarco tra Bocca di Magra e Viareggio.
sole erano le condizioni. Dovevano essere fermati i carri armati tedeschi per 24 ore tirando sull'Aurelia, alla porta di Montignoso, molta roccia, tramite i nostri cavatori, e gli alleati avrebbero dovuto far tacere i 4 cannoni di Punta Bianca, che da soli sarebbero stati in grado di fermare qualunque tentativo di sbarco sulla nostra fascia costiera. Questa era la premessa iniziale, e la voce dello sbarco si sparge. Nella primavera del 44 c'erano in Versiglia dei movimenti di resistenza già organizzati rispetto alla nostra zona, che erano in difficoltà nel tenere la posizione. Erano continuamente con i nemici alle costole e avevano molte perdite. La soluzione per loro poteva essere quella di venire e fermarsi sulle Apuane o addirittura quella di andare in Lunigiana. Io, il 12 maggio del 1944, ricevetti in zona Campaccio, sopra le Madielle, una di queste formazioni, con a capo Marcello Garrosi, nome di battaglia Tito. La formazione era nascosta in una delle case di pietra del Campaccio ed era formata da 40 uomini. Si chiamava Mulargia, dal nome dell'eroico partigiano sardo morto in battaglia. Iniziamo a parlare. A noi occorreva un comandante e Tito, che era un giovane universitario, già sottotenente dei bersaglieri e che aveva quindi una preparazione militare, mi sembrava l'elemento più adatto. La persona di cui avevamo bisogno era comunista, ma a me non faceva specie. La cosa, essendo Tito così come mi parve e come poi mi si rivelò. Io dovevo fare un'unica grande formazione sulle Apuane. Ed avere un capo comunista, sinceramente, non mi sarebbe dispiaciuto. La mia educazione era tanto diversa dalla loro, ma ero convinto che bisognasse in nessun modo monopolizzare la resistenza, impedire a loro di farlo, ma non farlo neppure noi. Stava già cominciando la gara tra i partiti, già si sentiva cosa sarebbe successo dopo la liberazione, e molti cercavano di prendere le posizioni più redditizie a livello elettorale. Questo forse fu il guaio della lotta partigiana, contro cui i patriotti apuani hanno sempre lottato. Con Tito fu affrontata la tematica della resistenza e quel giovane disse che lui si batteva con noi per liberare l'Italia dal fascismo e dallo straniero. Anche per Tito la resistenza doveva essere apolitica. Alberto Bondielli, presidente del CLN, diede subito il suo consenso. E Tito, da quel momento, divenne anche il nostro comandante. Dalla Versiglia arrivarono altri 5 uomini, i 45 uomini quindi della Mulargia. Dopo poco tempo divennero 300, perché anche noi avevamo tutta una forza già organizzata a disposizione. Noi avevamo, negli accordi con gli alleati, assegnati 2 messaggi per lo sbarco, che sarebbero dovuti arrivare da Radio Londra. Il primo era funerali di lusso, preparatevi all'azione, e il secondo avanti Savoia, ovviamente 2 messaggi decisi dagli alleati. Avanti Savoia, interrompete l'Aurelia, questo era il patto con noi. È arrivato funerali di lusso, mentre aspettiamo ancora avanti Savoia. Avanti Savoia non arriverà e gli alleati non sbarcheranno, si giustificheranno dicendo che non erano riusciti a fermare i cannoni di Punta Bianca con tutte le navi e gli aerei che avevano a disposizione. Loro non sapevano ancora quello che poi ci ha detto Massimo, che il fronte della linea gotica, ora questa è una mia nota, sarebbe diventato un fronte secondario, quindi con minore interesse ad essere sfondato. Funerali di lusso arrivò subito dopo l'eccidio di Forno, quasi a sottolineare tragicamente quello che fu il battesimo di sangue di tutta la resistenza apuana. Quella terribile giornata sovrasta tutti i nostri ricordi. Era il 13 giugno del 44, festa di Sant'Antonio, patrono del paese. I nostri reparti, spinti dall'entusiasmo di una prossima liberazione, erano scesi alcuni giorni prima dagli alberghi in paese e il paese li aveva accolti con grande calore. La popolazione di Forno è tradizionalmente antifascista. Come organizzatore delle forze partigiane apuane non fui d'accordo con questa discesa, che ritenni prematura, sia perché le nostre formazioni non erano ancora sufficientemente preparate, sia perché al momento dell'azione decisiva avevamo dovuto contare sul fattore sorpresa. Il 13 giugno reparti tedeschi ed una compagnia della San Marco, comandata dal sanguinario tenente Bertozzi, attaccarono Forno,
sul fronte della via Bassa Tambura e alle spalle sulla mulattiera colonnata a Verghito. Sappiamo tutti come sono andate le cose. Il 13 giugno divenne una giornata di sangue e il comandante Ticto perse eroicamente la vita in combattimento. I sopravvissuti si ritirarono agli alberghi guidati da Naldo Pegollo ed io li raggiunsi insieme a Millapalla dopo una giornata di duro e pericoloso cammino. La formazione era disfatta e sfiduciata. Era rimasto al comando della formazione Mulargia Giancarlo Taddei e mentre io stavo cercando di incuorare gli uomini dicendogli che avevamo una ragione in più per combattere perché era morto il nostro comandante e continuava a parlare con il cuore, lui mi si avvicina e mi comunica che riporterà la formazione Mulargia in Versilia, perché quelli erano gli ordini che avevano ricevuto. Quindi ci fu un momento di scoramento e confusione fra gli uomini, ma la vista di quella ragazza che aveva camminato tutto il giorno, senza mangiare, senza paura, lì in mezzo a loro, e le parole accorate che io gli avevo rivolto, mi dissero: continueremo a combattere, ma a condizione che sia tu il nostro comandante. Rimasi ovviamente sorpreso da quelle parole, ma non certamente impressionato, perché mi rendevo conto che la situazione era tale per cui non c'erano altre scelte. Così accettai l'incarico con riserva fino al momento in cui non avessero trovato un comandante più titolato di me. In quel momento nacquero sulle rocce del Monte Contrari i patrioti apuani. Lo schema è stato fin dall'inizio lo stesso per noi, formazione militare con regole e disciplina. In seguito facemmo anche uno statuto che fu discusso ed accettato da tutti e che divenne legge per tutti, applicato inflessibilmente. Ho avuto fino a 3.000 uomini che hanno operato a Massa Montignoso, nell'Alta Versilia, nell'Alta Garfagnana. Dopo la liberazione di Massa, il CLN mi propose come prefetto. Erano venute due delegazioni, alla prima avevo detto di no perché ero stato comandante partigiano e mi era sembrato di aver già fatto una parte molto importante, non sapevo neppure come fosse fatta una prefettura, non mi sentivo di riprendere un incarico di questo tipo. Però tornarono e mi dissero che dopo tutta la fatica fatta e dopo tutta la distruzione vista avrei dovuto rendermi ancora utile alla mia popolazione che aveva creduto in me e mi aveva seguito. Fui costretta ad accettare, dopo questa riflessione, era un dovere ed un impegno a cui non potevo sottrarmi. In una provincia come la nostra, caratterizzata da un'estrema vivacità politica, la mia nomina fu subito vista di buon occhio anche dagli alleati. Il vescovo di Pontremoli fu entusiasta e fece fare subito la richiesta alla sede apostolica affinché mi liberassero dagli oneri religiosi che io portavo con me. C'era un articolo del concordato che prevedeva che i sacerdoti non potessero avere incarichi civili e temevano che per questo potessi essere attaccato. La laicizzazione pro grazia arrivò velocemente grazie all'intervento personale del vescovo ed io potei continuare a fare il prefetto. E qui poi parla infatti del manifesto di cui Camilla hai parlato e che fu affisso da subito sulla porta della prefettura e che per mio padre e per tutti i patrioti era particolarmente significativo perché incarnava tutti quei valori che loro ritenevano validi e ancora oggi dovrebbero essere ritenuti validi per una ricostruzione morale e materiale d'Italia, allora forse come oggi. Lo continuo a leggere, è un manifesto ormai piuttosto noto, ma in alcune parti secondo me sempre attuale. Lo hai già iniziato tu, non faccio raccomandazioni di sorta, le raccomandazioni sono l'espressione dell'immoralità fascista. L'occupazione dei singoli non mi compete, ho il dovere invece di procurare lavoro per tutti e ogni mia energia deve tendere a questo fine. L'assistenza dei singoli non mi compete, ho il dovere invece di procurare che vengano assistiti tutti i bisognosi attraverso gli uffici competenti, che è mia intenzione e mio dovere potenziare al massimo. Gli enti comunali di assistenza e le varie commissioni provinciali
debbono assolvere tale compito. Io ricevo unicamente coloro che desiderano collaborare ad una migliore organizzazione dell'assistenza sociale. Gli organismi della giustizia sono al di sopra di tutti noi, a nessuno è lecito, neanche al prefetto, interferire nell'opera della giustizia. Intendo difendere la libertà della magistratura e degli organi di polizia, con ogni mezzo a disposizione. Come prefetto non ho né amici né parenti. Ricevo con riconoscenza consigli e critiche fattive. Nessuno ha il diritto di far perdere tempo. La data è del 15 aprile, 5 giorni dopo la liberazione. Io poi volevo concludere, i documenti sarebbero tanti, le cose da dire tantissime. Volevo concludere ora questa prima parte per poi magari vedere, analizzare con qualche spunto di riflessione come mai siamo tornati a un punto così drammatico dell'esistenza mondiale, un punto che penso che né mio padre né gli altri partigiani si sarebbero neanche mai lontanamente immaginati, un punto in cui neanche da cui non riusciamo a uscire neanche se volessimo prendere le armi. Però quello che volevo aggiungere è che quanto sia stata importante la decisione, sì la decisione dei singoli, ma anche l'aiuto fondamentale della popolazione civile nella lotta partigiana in Italia. Anche perché appunto molti hanno sostenuto il contrario. In un altro documento, scritto in un'altra relazione, scritta da mio padre, alla popolazione civile la medaglia d'oro alla provincia è proprio per il valore della popolazione, dobbiamo ricordarlo. In un'altra relazione di mio padre, scritta per un 10 aprile, per un altro 10 aprile, la conclude in questo modo. Concludendo dicendo che De Felice nel suo libro Il Rosso e il Nero afferma che la guerra di liberazione è stata una sanguinosa partita fra due minoranze di fronte, di fronte a una platea indifferente, il popolo italiano. Detta affermazione contrasta con tutto quello che abbiamo ricordato sino ad ora. La resistenza è stata un fatto corale cui ha partecipato tutto il popolo. Tutte le categorie della nostra società si sono impegnate nella resistenza, dai sacerdoti agli insegnanti, agli impiegati, agli operai, che hanno rappresentato il nervo principale dell'esercito di liberazione. E mio padre conclude con un passo di Calamandrei molto toccante, che dice: quando io considero questo misterioso e miracoloso moto di popolo, questo volontario accorrere di gente umile fino a quel giorno inerme e pacifica che in un'improvvisa illuminazione sentì che era giunto il momento di darsi alla macchia, di prendere il fucile, di ritrovarsi in montagna per combattere contro il terrore, mi viene fatto di pensare a certi inesplicabili ritmi della vita cosmica, ai segreti comandi celesti che regolano i fenomeni collettivi, come le gemme degli alberi che spuntano nello stesso giorno, come certe piante subacquee che in tutti i laghi di una regione alpina affiorano nello stesso momento. Si accorgono che è giunta l'ora per mettersi in viaggio, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. E... bellissime, che belle parole, mamma mia, molto emozionante. Grazie Maria, volevi aggiungere qualcosa? No, grazie a voi. No, non vorrei dilungarmi oltre perché non so se il tempo lo permette. Solo una piccola riflessione che, come ha già detto Massimo, gli ideali della resistenza sono tutti stati scritti nella... sono stati tutti scritti e riportati nella nostra Costituzione, che è una carta fondamentale e, completamente attuale, però purtroppo disattesa in moltissime sue parti, disattesa nel diritto al lavoro, disattesa nel diritto all'istruzione, disattesa nel diritto alla salute.
E forse questa riflessione dovremmo farcela per capire il come mai siamo arrivati il 10 aprile anche noi a vederci tramite uno schermo e non più a toccarci, abbracciarci per festeggiare la liberazione di massa e poi il 25 aprile la liberazione d'Italia. Effettivamente credo che sia una riflessione molto attuale, anzi estremamente attuale. Mi ricollego a quel moto di popolo di cui parlavi tu, Maria, per chiedere se c'è Marco Rovelli, che mi sembra di vedere. Grazie per aver accettato questo invito. So che sei molto impegnato, ormai sei un punto di riferimento quando si parla di partigianeria locale. Prego, ti passo la parola. So che vuoi cantare anche alcune canzoni. Che cos'è la resistenza? Non tanto dal punto di vista storico, evidentemente, quanto dal punto di vista anche metastorico, cioè qual è il senso per noi di continuare a ricordare? Vabbè, ovviamente è scontato, insomma, sono tanti sensi, e sta alla base del nostro patto civile, cioè la resistenza per noi è l'unica cosa che ha, su cui fondamento ha senso la nazione entro la quale viviamo. Vorrei, come dire, sottolineare tre sensi del concetto di resistenza. Uno, quello di forma radicale di esistenza. Questo lo scrissi proprio in chiusura a quel libro di storia di giovani partigiani che eravamo come voi. Chiudevo il libro proprio con questa riflessione, cioè la resistenza è una forma radicale di esistenza, nel senso proprio della radice, no? Di stare saldi a una radice chiaramente senza suolo, una radice mobile, una radice aperta al cielo e allo stesso tempo una radice interiore. Quindi, insomma, la resistenza è l'etica, no? Nel senso dell'etica che è una forma di fedeltà a se stessi che si deve mantenere dopo una scelta fatta, no? Nella vita accadono degli eventi. È quello che accade con i partigiani, con i giovani partigiani che si trovarono spesso anche loro malgrado, senza neanche bene sapere quello che facevano, no? Che a un certo punto si trovano nel fuoco di questo evento, e questo è un evento proprio perché rifonda completamente la vita, rifonda completamente l'esistenza. E quindi stare a parlare di queste storie antiche ha proprio il senso di rifondare continuamente, no? La nostra stessa esistenza. Si ricordano le storie antiche per reinventare le storie nuove, no? La storia appunto non è mai un tenere il passato e vegliare le ceneri del passato, diceva Mahler, no? Ma è tramandare la fiaccola. Ecco, tenere viva appunto questa forma radicale di esistenza significa questo. Il secondo punto della resistenza è l'inclusione, no? L'inclusione contrapposta proprio all'esclusione. Viviamo nell'ideologia populista del muro, no? E forse questo ci riallaccia veramente al momento che stiamo vivendo, che è a sua volta un evento, no? Perché quando si dice non saremo più come prima, è vero ed è sperabile, perché se invece saremo come prima, sarà un essere come prima in peggio, e quindi comunque non sarà come prima. Questo evento ci mette in verità di fronte la possibilità del tracollo dell'ideologia del muro, no? L'ideologia populista dei confini rinserrati, delle identità chiuse, dello sfruttamento della natura, no? Dell'uomo che sfrutta la natura, cosa comune a tutti i populismi, da Bolsonaro con l'Amazzonia, a Trump con il riscaldamento globale, a Salvini che odia Greta, no? Invece questo evento ci dà questa opportunità di farsi carico, no? Di, come dice un filosofo che è Rocco Ronchi, di farsi carico del destino della comunità mondiale, cioè di sentirsi parte. La parte è nel tutto, no? Il virus ci costringe a pensarci come comunità, nel senso profondo del termine, no? Comunus, mettere insieme i doni, no? Quindi a fondo perduto, riconoscersi parte di un tutto, e quindi sentirsi parte e pensare a soluzioni comuni, necessariamente comuni, no? La distanza che noi mettiamo in questo senso
adesso con gli altri non è una forma di esclusione, ma è una forma paradossale di inclusione. Serve per dire all'altro: io ti riconosco come mio simile, chiunque tu sia, no? Sto salvaguardando te stesso come me stesso, no? E questo è evidentemente un cambio possibile di paradigma e di sguardo sulle cose. Ed è una forma resistenziale, perché la resistenza ci insegna esattamente questo, l'inclusione, no? È chiaro che poi questo evento ci mette di fronte anche un'altra cosa importante, che essa stessa in qualche modo trova una radice ideale nella lotta della resistenza, cioè noi viviamo dopo un quarantennio del trionfo del mercato, no? Il trionfo del paradigma neoliberista, della finanziarizzazione dell'economia. E noi vediamo oggi nel disastro che stiamo vivendo gli effetti concreti, però poi non è detto che saremo in grado di veramente di comprenderli, no? Forse noi che siamo qua li abbiamo chiari. Bisogna vedere quante delle persone, no, che sono coinvolte da questo evento saranno in grado di comprenderlo veramente, anche se ce l'hanno davanti agli occhi, perché il disastro della sanità è la personificazione, no, della dittatura del mercato che abbiamo vissuto, no? Allora da lì si riparte per ricostruire, per far fronte alle crisi economiche e finanziarie che verranno, no? Poi certo, l'Europa si rivela per quello che è, il MES viene imposto nei modi che sappiamo, e ti chiedi perché Gualtieri, il ministro, no, dell'economia, che canta Bella Ciao, e va bene che la canti, però poi che cosa significa cantare Bella Ciao e farsi portatore di queste istanze? Per quanto evidentemente tutto questo nasce all'interno di un rapporto di forza, il problema sta a monte, magari, no? Per cui Maastricht è stata approvata da tutto l'arco costituzionale, compreso quei leghisti che adesso fanno propaganda politica su tutte queste cose. Evidentemente loro non hanno alcun titolo, no? Per farsi portatori di queste istanze. Il terzo punto della resistenza è la creazione. Diceva Gilles Deleuze che creare è resistere, no? E per spiegare che cosa intendeva col fatto che di dare, come dire, questa sinonimia tra resistenza e creazione, si rifaceva a una frase di Primo Levi, no? Che evidentemente anche egli con la resistenza ha molto a che fare, che aveva detto: quando sono stato liberato, prevaleva la vergogna di essere un uomo. No? Ora, cosa c'entra questo con la creazione e la resistenza? No? E diceva Deleuze: non dobbiamo interpretare questa cosa nel senso banale, ovvero siamo tutti colpevoli. No, non siamo tutti colpevoli. Non significa, diceva Levi, che i carnefici e le vittime sono gli stessi e sono la stessa cosa. Significa piuttosto porsi un interrogativo: come degli uomini hanno potuto fare questo? No? Ovvero accedere a quel dominio della negazione dell'altro in quanto altro, cosa che è una peculiarità dell'umano, no? Disattivare quei neuroni specchio attraverso il non, che è la specificità dell'umano, la negazione. Gli animali non dicono no, questo è il limite, ma anche come dire, ma anche la salvezza in qualche modo, no? L'uomo è Anche la l'animale resistenza. che può dire no a no, no? E quindi riconfigurare una positività dopo una negatività, cosa che dicevi, scusa Camillo. Dicevo che il no a volte è resistenza, chiaramente. Il no è la resistenza, appunto, è una resistenza al no, in qualche modo, no? È una doppia negazione, in qualche modo, la resistenza. E quindi poi diceva Primo Levi: come ho fatto a scendere a patti in modo che io sono sopravvissuto, no? Altri simili a me invece non sono sopravvissuti, no? In questo senso la vergogna di essere umano, no? Come ho collaborato in qualche modo. No? Come di me fa parte la vergogna, e quanto noi possiamo raccontarci questa cosa qua, no? Continuamente, perché noi sopravviviamo, noi siamo privilegiati, quando chiunque di noi abbia un certo privilegio rispetto a qualcun altro, no? Condivide questa vergogna di essere nel mondo e di non patire, e qua evidentemente si torna all'inclusione, all'esclusione, a quelli che muoiono nel Mediterraneo, quelli comunque che in questo momento hanno dei privilegi, perché poi per cogliere l'opportunità anche esistenziale che questa situazione oggi ci dà, bisogna avere dei privilegi, per esempio il fatto di avere una condizione di vita, una forma di vita concreta che ti permette di arrivare in fondo al mese, di avere da mangiare, e quindi questo mette in discussione tante cose, no? Prima di tutto c'è quello. E quindi il
il privilegio, cosa ho fatto io, no? Per evitare che ci siano questi privilegi, quando noi evitiamo di dire certe cose, scegliamo il compromesso, in qualche modo questi eventi microscopici, diceva sempre Deleuze, no? Che suscitano la vergogna di essere uomini quotidianamente, no? Quando per esempio noi non facciamo finta di niente di fronte alle bestialità, no? Che quotidianamente emergono, per non parlare dei social adesso, che quante, no? Se ne vedono. E allora la creazione è esattamente questa forma di resistenza, diceva l'arte, la creazione nasce proprio da questa vergogna di essere uomini, perché l'arte è questa liberazione della vita imprigionata dell'uomo. L'artista, diceva Deleuze, libera la vita, una vita potente, una vita che non è solo personale, no? Ma è una vita esagerata, diceva lui, no? Che integra dei mondi. Cioè, per esempio, il personaggio del romanzo è una specie di gigante, diceva, no? Un'esagerazione nei confronti della vita. Ecco, l'arte è la produzione di queste esagerazioni che permettono la liberazione della vita dalla sua vergogna, no? E allora faccio questa canzone con cui iniziavo anche lo spettacolo, tratto da Eravamo come voi, lo spettacolo in cui raccontavo la storia della Resistenza, per questi piccoli Don Chisciotte, no? A proposito di giganti e di esagerazione, no? Questa canzone si intitola Noi Chisciotte, appunto. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò. In un tempo di astuti rapaci, in cui dei sono banchieri e mercanti, io ritorno a montar ronzinando e la lancia in resta è la mia libertà, libertà di potersi dire io ti stringo la mano, anche se l'uomo è un lupo per l'uomo, se non c'è perdono per chi ama di più, non ho mai smesso di lottare contro il mulinar del mare, la sua libertà. Immaginare vento, incatenare, dispargere tempesta mentre il trono se la ride. Perciò il cielo dei giganti, io ritorno ad assaltare. La libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo dipenderò. Quando il cuore ha sostanza, non c'è niente da fare. E un mattino di luglio partì a conquistare, mi scuoteva la vita, il suo eroico furore. E la buona novella, Dulcinea è la più bella, seminare visioni sulla terra come sale, ed affrettare il tempo, che qualcosa al tempo viene, che lo schiavo può spezzare con la spada le catene, perché libertà è godere delle rose, e avere il pane, un fuoco d'incendio, bisogna immaginare, far luce dove è il buio. Sempre a straripare, perciò un Chisciotte torna ad impugnare la lancia con l'altro cavaliere, di nome Sancho Pancia. Alla libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò. Che per la libertà, solo per quella noi viviamo. Libertà è essere all'altezza dell'umano, perché lo solo credo che qualcosa poi accadrà e non scambieremo più il timone per libertà.
Grazie. Grazie Marco. Ti chiederei di fare un altro pezzo oppure di raccontarci un altro tuo anche racconto estratto dal libro che hai scritto Eravamo come voi, e così poi cerchiamo un attimino di arrivare anche a Giulio, il nostro Giulio Peranzoni. Però non capisco perché non riesco più a vederti. No, non ho nessuna idea perché io non ho toccato assolutamente niente rispetto a quello che Ok. accadeva fino a poco. Ah, eccoti qua. Ok. Vedi? Sì. Ma io adesso non ho il libro per leggere un pezzo di storia, per cui magari faccio un altro pezzo se vuoi. Magari. In realtà non abbiamo ancora cantato Bella Ciao, lo so che è una canzone, però se ti va, visto che anche quest'anno è un orgoglio avere questa canzone che è veramente diffusa in tutto il mondo. Io non so come sia possibile, ma veramente ho incontrato persone anche in Serbia. La prima cosa, dopo aver detto che ero italiana, era il citare questa canzone. E quindi, se ti va, oppure se ti va di Certamente. accettare una richiesta, Sì, no. avrei voluto cantarmi, ma la canterò un'altra volta. La canzone di un altro resistente, perché io, faccio una piccola parentesi, ho fatto un disco che è uscito proprio la settimana prima del lockdown, quindi cioè, avevo 20-30 date in giro, sono state tutte cancellate. E questo disco si apriva con un pezzo che è dedicato a Beckett. E Beckett è stato un altro resistente, un altro grande resistente, no? Beckett ha lavorato per la resistenza in Francia, per i Maquis, insomma, e a proposito di letteratura, di creazione, di arti, di resistenza come creazione, ecco Beckett. E dico questa cosa e poi passo a Bella Ciao, perché ci tengo a dirla, perché resistenza cosa vuol dire a oggi, per esempio? Io in quel pezzo parto da una frase di Beckett che dice: ho sempre provato, ho sempre fallito. Non importa, proverò ancora, fallirò meglio. No? È il concetto del fallimento, no? Noi abbiamo sempre questa essere all'altezza di qualche cosa, no? Di dover acquisire un obiettivo, insomma. No? Invece qualcuno diceva, la vita è camminare domandando. E viviamo in una società che è la società della performance, della prestazione, bisogna essere sempre efficienti. Efficace. Quando chiedo ai ragazzi a scuola, qual è il vostro incubo oggi? No? È il fallimento. Fallimento è proprio non essere all'altezza della performatività di questa ingiunzione che la nostra società ti chiede completamente. Quindi riscattare la propria esistenza da questo incubo del fallimento è fondamentale, insomma. Non, ecco. E Può quindi ci essere la vuole. chiave per una nuova resistenza. Effettivamente, insomma, anche se vogliamo fare un attimino parallelo con l'oggi. L'ansia diffusa tra le giovani generazioni, gli attacchi di panico, sono tutti sintomi di questa dittatura del mercato di cui parlavi anche prima, no? Che obbliga ad un'ansia da prestazione, anche se uno cerca di starne fuori. La Comunque, depressione. Marco, non volevo bloccare anche il No, tuo programma. Se ti va e vuoi fare un mashup, sei questa grazie. canzone è su YouTube con un video bellissimo che abbiamo realizzato, quindi se uno lo vuole vedere basta che mette Beckett Marco Rovelli su YouTube e la vede. Però no, ci devo dire questo concetto perché veramente, no? È veramente questa una forma di resistenza, perché tra l'altro ci sto lavorando per un libro che sto scrivendo adesso, proprio sulla depressione come sintomo di questo tipo di società, come uno dei sintomi politici, no? E negati in quanto sintomi politici, perché la depressione è una forma anche di reazione, no? Di ritrazione di fronte a questa ingiunzione, di queste performance totali, di queste richieste della società, insomma. Quindi tornare a mettere al centro della questione politica, cose che invece sono state dichiarate disagi psichici organici trattabili solo con la farmacologia, no? Debolezze. Esatto, e quindi questa è una questione politica fondamentale se si vuole parlare oggi di che cos'è resistenza, insomma. E D'accordo. questa è una canzone che dicevi che tutto il mondo conosce. Una mattina mi sono svegliato, oh bella
ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, una mattina sono svegliato ed ho trovato l'invaso, o partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi spero di morire, e se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Grazie Marco, grazie. Grazie davvero. Ho fritto un gol! Grazie. Allora, Giulio Peranzoni, ci sei? Sì. Allora Giulio, sei un illustratore, hai collaborato con dei giornali molto importanti, continui a realizzare dei lavori, come mi raccontavi anche prima, e recentemente, non so effettivamente quando è iniziato, comunque è in programma la distribuzione di questo fumetto che hai realizzato e che stai cercando di distribuire, dico cercando perché ora le scuole sono chiuse e non si sa effettivamente quando avrete l'occasione di farlo realmente, ma in programma comunque c'è la distribuzione di questo fumetto dedicato ai partigiani apuani. Ti chiedo di parlarci di questo progetto, ma prima di illustrarcelo, io ho avuto modo di averne almeno quattro. Prima di illustrarcelo ti volevo chiedere, sono tantissimi anni ormai che narri la resistenza e in questi anni effettivamente anche le forme di comunicazione a disposizione sono cambiate. Quello che ti volevo chiedere però ha più a che fare con la sostanza di una narrazione, e cioè quanto secondo te, e se pensi, una narrazione eroica può anche della partigianeria locale o comunque della partigianeria può contribuire a rendere i soggetti, quindi i partigiani, dei soggetti diciamo distanti da noi, distanti e quasi vorrei dire astratti per certi versi. Quindi non so se hai capito più o meno la domanda, se mi sono espressa bene. Comunque no, no. Ecco, diciamo gli effetti di una narrazione eroica, di gesti e di azioni che in realtà sono reali, esatto, storiche. Sì, in effetti l'idea del fumetto, faccio una premessa, l'idea del fumetto fa parte di un ragionamento che è iniziato un bel po' di anni fa, quando io lavoravo all'Unità con Daniele Biacchessi,
che appunto il tema, il centro, tema centrale è quello proprio della comunicazione verso le nuove generazioni. Io mi ero accorto appunto già negli anni 70, quando ho iniziato a fare i primi fumetti per la sinistra extraparlamentare. Io sono di Milano e sono nato in un quartiere operaio vicino a Sesto San Giovanni, per cui c'era una proliferazione di creatività in quel periodo, e mi ero accorto che il linguaggio non è una cosa secondaria per raccontare delle storie, storie importanti come la resistenza, eccetera. E su quello ho cominciato a sperimentarmi per trovare delle soluzioni al passo con i tempi. Il fumetto, questo progetto del fumetto per raccontare le storie delle vite dei partigiani mi è nato perché volevo appunto portare il messaggio della memoria alle nuove generazioni. Siccome io vedo attraverso mia figlia oppure anche gli studenti, quando io insegnavo all'Istituto Europeo di Design a Milano, vedevo che il loro linguaggio è molto diverso dal nostro, dalla nostra generazione. Usano altri linguaggi, altri mezzi. Questo, uno di questi era il fumetto. Qual era il rischio però di portare la storia dei partigiani su un linguaggio del genere? Era quello di creare i soliti supereroi che fanno parte proprio della caratteristica dei fumetti in genere. Io quando ho iniziato a programmare di fare le storie delle vite dei partigiani apuani, chiaramente sono dovuto andare a verificare le fonti. Da lavoratore nel settore giornalistico, tu sai benissimo che prima di scrivere qualcosa oppure di disegnare qualcosa, comunque deve verificare quello che sta dicendo. E quando andai da Oliviero Bigini, che è il nostro presidente dell'ANPI di Massa, la prima cosa che lui mi disse, da vecchio leone della resistenza, mi disse: non mi creare dei supereroi, perché la resistenza è stata la resistenza di persone normali, cioè erano gente che scappava dalla guerra e che andava sui monti perché era stufa della guerra. Lì ha ragione il nostro amico storico. Cioè, per cui tutti questi progetti che sto facendo, sto cercando di evidenziare dei personaggi eroici, ma che non sono dei supereroi, ma che hanno fatto cose normalissime, cioè normalissime, secondo al momento dei tempi. Da qui è nato il progetto di fare i fumetti partigiani. Tu prima hai detto che volevamo che il nostro progetto è quello di distribuirlo nelle scuole. L'intenzione era questa. Però chiaramente dobbiamo trovare ancora qualcheduno che finanzi la stampa e la distribuzione. Sai, io cerco di incentivare di darla già così, chi ci sente. Addirittura mi sono proposto da alcuni giornali di regalare gratuitamente queste tavole che ho fatto per conto mio, perché mi ero messo proprio come mia iniziativa personale. Per poterli farli girare e per farli vedere un po' a tutti. Purtroppo poi è arrivato il coronavirus e è bloccato tutto quanto. Per riallacciarmi alla storia dei linguaggi, io sono diversi anni appunto che sto lavorando su questo. Oltre al progetto dei fumetti partigiani, un'altra sperimentazione che ho fatto in questi tempi, in questi ultimi anni, è quella di utilizzare le nuove tecnologie. Per cui questi, per esempio, ti faccio un esempio, questi fumetti partigiani stiamo già cercando di trasformarli in video per YouTube, per cui per fare delle animazioni, in video scribing, quelli che sto facendo per la Zanichelli. Altre sperimentazioni di linguaggio verso le nuove generazioni per passare la memoria è quello, per esempio, della live, non l'abbiamo chiamata live digital painter, comunque del disegno dal vivo. Insieme al giornalista Biacchese, che era un mio collega all'unità, abbiamo sperimentato anche delle forme teatrali per portare il racconto della resistenza verso le nuove generazioni. È tutto nato quando io ho cominciato a capire che
disegnare dal vivo, far vedere come nasce un disegno, è uno spettacolo affascinante in sé. E il mio sogno era quello di portarlo in teatro, come fanno i musicisti quando suonano dal vivo i loro pezzi. Io volevo, visto che c'era la tecnologia adatta con il computer, la computer grafica, ho pensato di creare anche queste forme di linguaggio. Conoscendo Biacchessi, le due cose si sono fuse, perché Biacchessi è un grande scrittore sulla memoria, anzi addirittura ha fondato un'associazione che si chiama I Ponti di Memoria, in cui l'unico scopo è quello di passare alle nuove generazioni quello che è successo. E con lui allora abbiamo iniziato a organizzare degli spettacoli teatrali in cui il linguaggio parlato, la sua recitazione, il linguaggio musicale, insieme a Gaetano Liguori, che era un jazzista famoso, e Oi Gang, che è un altro gruppo rock molto politicizzato, abbiamo organizzato degli spettacoli portando sempre come tema la resistenza e la memoria. Il primo spettacolo che facemmo, credo, 5 anni fa, fu raccontare la vita di Giovanni Pesce e Onorina Varambilla, che erano, penso, i due più grandi gappisti nella storia della Resistenza. Giovanni Pesce era un gappista che lavorava prima a Torino e poi a Milano, che è stato un comandante mitico della Resistenza. Poi subito dopo abbiamo fatto un DVD, sempre lavorando su questa nuova tecnologia di far vedere il disegno in divenire, su un libro che aveva già scritto Biacchessi, che era quello sui carnefici, che per quanto riguarda il nostro territorio è molto interessante, perché lui fece questo libro raccontando quel battaglione di SS che ha voluto Himmler e che ha portato qui in Toscana l'esecuzione di tutte le stragi che sono state compiute in questo territorio, da Sant'Anna di Stazzema fino a Vinca. Era sempre lo stesso battaglione, e lì in questo spettacolo raccontiamo anche questa storia. Per poi dopo sforare anche nei passati più recenti, che si collegano sempre al tema dell'antifascismo. Abbiamo fatto un altro spettacolo, un DVD, questo era un film sempre con una base di disegni miei, che parlava dell'uccisione di Fausto e Iaio, che erano due ragazzi uccisi dai neofascisti a Milano. 2 anni fa abbiamo fatto un film sui desaparecidos argentini, che era sempre legato comunque al tema dell'antifascismo in Argentina. E stiamo continuando su questo filone. Adesso io spero che con l'occasione delle celebrazioni del 25 aprile e adesso del 10 di aprile questi fumetti comincino un po' a girare e a interessare magari chi ha la possibilità di poterli stampare e farli girare. Vediamo un po' come va. Lo speriamo, magari anche con l'associazione 31 settembre possiamo organizzare una presentazione in collaborazione con l'AMPI, volentieri. Tra l'altro poi adesso ho in cantiere l'ultimo che sto facendo e che sta seguendo la trama della Fruzzetti su Albertina, che dopo 4 storie su partigiani maschi, mi è sembrato giusto e doveroso cominciare anche con le partigiani femmine, cioè con le partigiani donne, che non sono niente di meno che non quelle di quelli degli uomini, insomma. Raccontaci qualcosa di questa protagonista della Resistenza, allora. Beh, non so se l'hai letto il suo libro della Fruzzetti, è la storia di Albertina, che era una di quelle donne massesi che durante la guerra si facevano la via del sale per andare a scambiare il sale che riuscivano a recuperare qui con il mare, con i beni di prima necessità in Garfagnana e dall'altra zona del Parmense. La sua storia è che lei parte e arriva come prima tappa al paese di Vinca proprio 2 ore dopo che sono passati i nazifascisti e che hanno fatto le stragi che hanno fatto. Allora lei capisce quello che è successo,
si riesce a mettersi in contatto anche con le altre donne sopravvissute e poi, grazie a Dio, riescono a uscire dal cerchio di accerchiamento di Nancy Pelosi e ritornare a massa e raccontare la testimonianza di quello che ha visto. Niente di eroico, niente di superato, però è comunque una storia partigiana anche questa. Ma il coordinarsi e quindi anche informarsi e organizzarsi era una formativa di resistenza, quindi certo. Cioè, considerata anche il contesto di terrore, esatto, di cui ci parlava anche Massimo. Oppure la storia di Onorina Brambilla, che era una staffetta partigiana, che era poi diventata la moglie Giovanni Pesce, anche quella era fondamentale, era quella che portava gli ordini, quella che andava a fare le ricognizioni per poi dopo fare l'azione. E queste qua sono da raccontare, chiaramente. Io lo sto facendo perché, guarda, questa cosa del linguaggio verso le nuove generazioni me la sono costruita proprio sulla mia pelle già negli anni 70. Io mi ricordo negli anni 70 ero delegato sindacale all'Ansaldo e quando c'era da fare dei volantini per il tesseramento, per la piattaforma sindacale, eccetera, i vecchi compagni usavano sempre lo stesso modulo, lo stesso volantino, pagina, muro di piombo che nessuno leggeva. E anche allora io ho insistito, ho detto, guardate che per far passare certi concetti alle nuove generazioni, per dire allora erano le nuove generazioni, quelli con l'orecchino, dobbiamo parlare la loro lingua, non ce n'è, se no non lo leggono nemmeno, lo buttano via. E io su quel filone ho continuato finora, sfruttando poi le nuove tecnologie, il digitale, YouTube, eccetera. Grazie Giulio. Prego. Grazie mille, ti ringrazio e appunto spero di darti appuntamento presto. Sì, se facciamo, noi abbiamo un po' in programma adesso, dopo che sarà passato questo inferno del coronavirus, ogni tanto abbiamo organizzato qui a Massa degli spettacoli, io, Biacchessi e Gang, per cui sicuramente capiterà di nuovo. Tra l'altro voglio ricordarvi che l'ultimo film che abbiamo fatto si chiama L'Italia liberata e praticamente Biacchessi, omonimo libro anche in questo caso, racconta la storia della resistenza italiana però attraverso delle singole testimonianze di partigiani ancora vivi. E anche quello è tutto basato sui miei disegni. E sulla... Mi ricordi il titolo di questo film che si può trovare su YouTube? Allora, su YouTube lo metterà come omaggio per il 25 aprile Daniele Biacchessi. Ah. E lo potete vedere in streaming soltanto quel giorno, perché adesso il film è appena uscito, la presentazione, la prima in assoluto doveva essere il 2 di aprile a Milano e il 3 aprile l'avevamo in programma qui a Massa, alla Sala della Resistenza che ci aveva dato la provincia. Poi invece è saltato tutto, allora piuttosto lo ti facciamo vedere gratuitamente su quella piattaforma che lui metterà su YouTube. Anche questo è un modo di resistere, di condividere il più possibile conoscenza, materiale, come stiamo facendo anche noi in questo momento con questa videoconferenza. Tieni conto che tutti i film che abbiamo fatto, tutti i DVD che abbiamo fatto, sono nati grazie al crowdfunding, cioè a una specie di finanziamento in rete fatto da chi è interessato ad avere poi la DVD, per quello che non l'abbiamo ancora messo libero su YouTube, perché in effetti spetta di diritto a chi ha partecipato e ha finanziato il DVD. Il progetto, chiaro. Il progetto, chiaramente. Per cui, però a questo punto, vista la situazione eccezionale, niente, ce lo metteremo il 25. Rimandiamo. Sì. Grazie Giulio. Passiamo a Gaetano che è il nostro brigante della 31 settembre. Diciamo che ho letto diverse storie della resistenza e racconti. E mi ha colpito uno in particolare, in realtà è una poesia di Gianni Rodari, che insomma è conosciuto per fare poesie per bambini e quindi mi ha colpito perché non la conoscevo. Conoscevo altre ben più note
E questa poesia, che poi insomma capirete di cosa tratta, racconta proprio, diciamo, di una delle storie più emotive della Resistenza, di un episodio, diciamo, abbastanza forte da un punto di vista familiare. Sette fratelli come sette olmi, alti, robusti come una piantata. I poeti non sanno i loro nomi, si sono chiusi a doppia mandata. Sul loro cuore si ammucchia la polvere e ci vanno i pulcini a razzolare. I libri di scuola si tappano le orecchie. Quei sette nomi scritti con il fuoco brucerebbero le paginette dove dormono imbalsamate le vecchie favolette approvate dal ministero. Ma tu, mio popolo, tu che la polvere ti scuoti di dosso per camminare leggero, tu che nel cuore lasci entrare il vento e non temi che sbattano le imposte, piantali nel tuo cuore. I loro nomi come sette olmi: Gelindo, Antenore, Aldo, Ovidio, Ferdinando, Agostino, Ettore. Nessuno avrà un più bel libro di storia. Il tuo sangue sarà il loro poeta dalle vive parole. Con te crescerà la loro leggenda, come cresce una vigna d'Emilia aggrappata ai suoi olmi, con i grappoli colmi di sole. Compagni, fratelli cervi, Gianni Rodari, 1955. Grazie. Grazie Gaetano, è un ricordo bellissimo, è la storia dei fratelli cervi, poi è veramente drammatica, ma anche un'immagine bella, quella di una famiglia di contadini antifascista che fino all'ultimo ha cercato di resistere e ha resistito. Abbiamo un video che ci hanno prestato i compagni di Fosdinovo, del Museo Audiovisivo della Resistenza e di Archivi della Resistenza, che quest'anno festeggiano 20 anni dalla loro fondazione. E quindi chiedo se è possibile vederlo, e ricordando inoltre che il 25 di aprile verrà trasmessa dalla pagina di Archivi degli archivi una diretta streaming di approfondimento sempre sul tema della resistenza. E quindi, se possibile, ora passiamo al video. Avevo l'idea di creare sulle Alpi Apuane subito un piccolo esercito che avrebbe dovuto essere sistemato nella conca di Arni o sul nostro versante, perché siamo vicinissimi noi, siamo i partigiani dell'Altissimo per Kesterling, noi, che dal processo di Venezia disse che gli avevamo reso, diciamo, messo in pericolo le sue armate, la sicurezza delle sue armate, forse per giustificare anche le rappresaglie. La mia formazione sarà poi una formazione di carattere militare, a cui aderiranno tutti gli uomini che hanno voglia di contribuire alla liberazione del paese, a cacciare i tedeschi, eccetera, e che sono praticamente inclusi nel Comitato di Liberazione Nazionale, da noi, dagli anarchici e democristiani. Reder ha questo obiettivo di creare il terrore per ordine di Kesterling nei confronti della divisa tedesca, e riesce, perché veramente il tedesco è visto come un demonio, insomma. Noi facciamo subito uno statuto della nuova formazione che facciamo leggere a tutti i reparti, che facciamo provare a discutere da tutti i reparti, in cui la difesa della popolazione va al primo piano di tutta la nostra attività. Non si può combattere dove la popolazione porta le conseguenze eventuali del combattimento. Quindi dobbiamo non colpire i tedeschi che entrano nei paesi, lasciarli stare alla loro responsabilità e poi magari trovare il modo di punirli, ma non dargli il pretesto di appunto di aggrapparsi alla famosa rappresaglia che Kesselring aveva codificato, ecco. Aveva detto chiaramente alle popolazioni:
Voi ricordatevi che se non ci denunciate coloro che aggrediscono i tedeschi, pagherete al loro posto.